Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con una certa qualità video. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima dove parleremo del futuro del mondo dei videogiochi, di Switch e non solo. Se siete nuovi, iscrivetevi subito al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E se invece siete interessati al retro gaming, mi raccomando, buttate un occhio al sito di Otoji Retro Games, lo sponsor di questo canale. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Dopo qualche giorno di assenza si torna con prepotenza sull'angolo della poracciata e preparatevi perché ci sono tante novità interessanti. Come al solito però prima di tutto ricordatevi di scaricare i giochi gratis offerti dall'Epic Game Store. Fino al 21 settembre il negozio mette a disposizione 911 Operator che poi verrà sostituito da Out of Line e The Forest Quartet. È tempo di accogliere la nuova selezione di titoli del PlayStation Plus per quanto riguarda i tier Extra e Premium. C'è parecchia carne al fuoco anche se risulta proprio difficile riuscire a giustificare il rincaro dell'abbonamento annuale avvenuto proprio qualche settimana fa. Tra i tantissimi titoli offerti per il livello di mezzo, l'extra, vanno segnalati per forza Nier Replicant, 13 Sentinels e Civilization 6. Sarà poi che siamo a un passo dal Tokyo Game Show, ma i due protagonisti assoluti sono la serie di Star Ocean, che occupa anche 4 quinti dell'offerta dei classici del premium, eppure le produzioni di Vanillaware, di cui recentemente abbiamo visto il reveal di Unicorn Overlord durante il Nintendo Direct. Dragon's Crown e Odin Sphere sono due chicche imperdibili. Un mese altrettanto corposo anche per il Game Pass, che ha appena visto l'arrivo di Lies of P, un Souls-like che ha raccolto votoni da tutte le parti. Dopo Sea of Stars, Starfield e Solar Ash, Lies of P chiude una combo fenomenale, ma il servizio di Microsoft non si ferma certo qui. Tra le tante novità delle prossime settimane, segnalo Payday 3 in uscita fra pochissimo, il 21, e anche Gotham Knights, previsto per il prossimo 3 ottobre. E se si parla di giochi gratis, tra molte virgolette, è impossibile non citare il devastante F-099, un battle royale su cui sono sicuro molti di voi hanno già consumato un quantitativo impressionante di imprecazioni. Bene, sappiamo già che nelle prossime settimane e mesi ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda le piste di gioco, ma analizzando il codice dei dataminer hanno scoperto che probabilmente c'è spazio anche per nuove modalità, ovvero survival e arcade mode. E analizzando i nomi di alcuni effetti sonori possiamo sbilanciarci sul survival. Potrebbe trattarsi di una sorta di gara a tempo dove bisogna attraversare i checkpoint entro un tempo limite, pena l'esclusione dalla competizione. Si tratta di ottime notizie, ma la speranza rimane sempre la stessa. Ti prego Nintendo, tira fuori un'edizione fisica e poi fai rinascere F-Zero con nuovi titoli, anche delle remaster vanno benissimo. E dopo tanto casino è giusto continuare a parlare di Starfield per contestualizzare il suo successo. Phil Spencer aveva fatto sapere che 6 milioni di giocatori avevano preso parte al nuovo viaggio firmato Bethesda, ma ora, grazie a GameIndustry.biz, abbiamo un quadro già più chiaro delle performance del titolo in Europa. Il titolo è diventato il più grande successo del periodo di lancio di un gioco di Xbox, battendo anche Forza Horizon 5, ma in generale anche il miglior lancio di sempre per un titolo nato dagli Xbox Game Studios. Se prendiamo la prima settimana dal lancio, includendo tutto il periodo di Early Access, ma escludendo tutti quelli che hanno provato Starfield sul Game Pass, il gioco è al quinto posto tra i titoli più venduti, dietro solo a Hogwarts Legacy, Diablo 4, Tears of the Kingdom e Star Wars Jedi Survivor. Un successo che ovviamente ha aiutato anche la vendita degli hardware, un'esclusività che possiamo considerare senza ombra di dubbio una scelta vincente per Microsoft. Prima però di procedere vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Don
Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. Ma ora bisogna parlare del più grande leak di sempre che ha colpito Microsoft, una fuga di informazioni che in realtà coinvolge tutta l'industria videoludica e anche il suo futuro. In questo TG Poro tratterò principalmente di tre argomenti, ma se tutta la questione vi interessa potremmo anche dedicargli un video intero. In caso fatemelo sapere nei commenti, perché credetemi c'è veramente tanto di cui discutere e alcune informazioni trapelate sono assurde. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è successo? Beh, il leak proviene direttamente dal tribunale dove Microsoft si è contrapposta alla FTC in merito all'acquisizione di Activision Blizzard. Vi ricorderete tutta la telenovela infinita che ormai aveva stancato tutti quanti. Ecco, proprio quando pensavamo che tutto quel casino fosse finito, ecco che per una svista clamorosa questa mattina sono stati pubblicati tutti i documenti che sono stati passati in esame durante il processo, molti dei quali però sarebbero dovuti essere secretati. Invece sono diventati di pubblico dominio e siccome il perno di questa battaglia era proprio il rischio o meno di un monopolio da parte di Microsoft, sono state esaminate documentazioni interne all'azienda, scambi di email tra esecutivi e piani aziendali condivisi solo internamente. I PDF che era possibile trovare fino a qualche ora fa sul sito del United States District Court for the Northern District of California sono stati rimossi, ma ora il danno è stato fatto e abbiamo accesso a un quantitativo di informazioni impressionante. Ad esempio, in una email datata 2020 di Phil Spencer a Takashi Momoto, vicepresidente esecutivo di Microsoft, viene discussa una potenziale acquisizione di Nintendo da parte di Microsoft. Vi riporto qualche estratto. Takashi: sono totalmente d'accordo sul fatto che Nintendo sia l'asset primario per quanto riguarda il gaming e per noi adesso il gaming è la porta di accesso al grande pubblico. Credo che se una compagnia americana potesse avere una chance con Nintendo, Microsoft sarebbe quella favorita. La sfortuna, o la fortuna di Nintendo, è che per ora sono seduti su un monte di denaro e difficilmente il suo consiglio di amministrazione spingerà verso un'acquisizione. Non credo che nel breve futuro ci sia una possibilità di riuscire a trovare l'angolazione giusta per un'acquisizione che soddisfi entrambi. E non credo che un'azione ostile, una presa di forza, sarebbe una buona mossa. Così dobbiamo guardare sul lungo termine. Ma il nostro consiglio amministrativo ha consultato il nostro report su Nintendo e Valve e sono pienamente a favore di un'eventuale acquisizione di entrambi se l'opportunità dovesse presentarsi. Poi si parla delle potenziali acquisizioni di TikTok da parte di Microsoft e di Warner Bros. Interactive e ZeniMax, oltre che appunto Valve, tutto a confermare l'approccio estremamente competitivo e fagocitante che Microsoft porta avanti non solo nella sua divisione gaming. Phil Spencer conclude così questa email: a un certo punto, prendersi Nintendo sarebbe un momento altissimo per la mia carriera e credo fermamente anche una mossa favorevole per entrambe le compagnie. È solo che Nintendo ci metterà ancora tanto a rendersi conto che il loro futuro esiste al di fuori delle loro console. Un tempo molto lungo. Faccina che sorride. Insomma, non aggiungo altro, sappiamo che storicamente Microsoft tentò un approccio del genere già 20 anni fa e ricevette in cambio un sacco di pernacchie e risate di scherno da parte di Nintendo. Ma i tempi cambiano, Microsoft ha un budget illimitato e soprattutto sembra non avere alcun tipo di fretta. Non so se un futuro dove Microsoft acquista la qualsiasi è quello che mi auspico, però secondo me c'è da chiedersi, l'acquisto di Activision è un punto di arrivo o solo un punto di partenza per i piani di Phil Spencer e Sony? E a proposito di piani, è stata leakata tutta la roadmap interna di Xbox e Microsoft da qui al 2030 e ci sono delle conferme assurde. Sappiamo ad esempio che fino al 2028 non si parlerà di next gen e che sì, non è previsto alcun tipo di refresh mid gen per quanto riguarda l'attuale generazione di console, ma questo non significa che non ci siano dei piani di mettere sul mercato delle versioni revisionate delle attuali console, ovvero di Xbox Serie X e Serie S, che saranno più che altro delle versioni slim delle console che già conosciamo. Vediamo un po' qual è la roadmap completa di Microsoft. Innanzitutto avremo un nuovo controller dal nome in codice Sebile che sostanzialmente implementerà tutte quelle feature viste sul DualSense e il Pro Controller di Switch, tra cui la batteria ricaricabile, il feedback aptico e anche un accelerometro. Il controller verrà lanciato tra maggio e giugno 2024. A luglio dello stesso anno, che però sancirà l'entrata nell'anno fiscale 2025, verranno presentate due nuove console. Si tratterà di due hardware uguali a livello di potenza a serie X e S, ma che presenteranno le loro differenze in termini di design, feature e anche consumo energetico. Per la nuova serie X il nome in codice è Brooklyn, mentre la nuova serie S si chiama
almeno internamente per ora, Elwood, e rimpiazzeranno i due vecchi modelli a scaglioni. Prima sarà il turno di Elwood e Serie S a settembre 2024 e poi quello di Brooklyn e Serie X a novembre dello stesso anno. Un'occhiata a Brooklyn la dice lunga sulla visione di futuro di Microsoft. La console, che è praticamente un tubo nero e mi ricorda un po' il design scelto da Apple per i suoi Mac Pro di fascia alta di qualche anno fa, sarà only digital, abbandonando definitivamente il supporto ottico, un vero dramma per i collezionisti e per gli amanti delle copie fisiche. C'è da segnalare ovviamente la capienza interna raddoppiata, ma anche il prezzo che rimane invariato. In questa slide vengono mostrate le caratteristiche di queste nuove piattaforme. Da notare che Uther e Igraine sono in realtà Brooklyn e Sebile, però con possibilità di personalizzazione tramite l'Xbox Design Lab. Ma secondo voi è finita qui? No! Perché è saltata fuori anche questa slide che fa capire la visione ampia di Microsoft da qui al 2030. Alla base ci sono i progetti già finanziati, tra cui Keystone, la console solo per il cloud, e le nuove Xbox, e anche le ricerche per la next gen. Nella parte di mezzo ci sono i progetti futuri, tra cui spiccano due nuovi controller premium e nuovi accessori PC. E tra i progetti che non sono delle priorità figurano anche delle earbuds e, udite udite, una console portatile, anzi ibrida, prevista non prima del 2028. Questa piattaforma sarà una piattaforma next gen ibrida capace di sfruttare sia la potenza dell'hardware ma anche il cloud, garantendo così una profonda immersione nel gioco e nuove tipologie di esperienze videoludiche. Un progetto ambizioso che sembra adattare la lezione di Nintendo e Switch a quelli che sono i piani di Microsoft da un bel po' di tempo, ovvero il gaming ovunque e comunque, indipendentemente dall'hardware su cui si gioca. Si parla di progetti ancora lontani nel tempo, se vogliamo solo dei concept, ma anche in questo caso, che ne pensate del futuro immaginato da Microsoft? Vi piace? Vi convince? Oppure già solo il concept vi innervosisce? Ma soprattutto, questa diventerà la direzione intrapresa da tutti gli attori dell'industria? E visto che si parla di futuro, riusciamo a citare anche Switch 2 in questa miriade di leak emersi direttamente dal tribunale. A quanto pare il CEO di Activision, Bobby Kotick, si sarebbe incontrato con il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, nel dicembre del 2022. Prima di questo incontro, Chris Schnackenberg di Activision avrebbe mandato diversi materiali di briefing a Kotick per aggiornarlo sulle strategie condivise da Nintendo. A quanto pare, la grande N avrebbe intenzione di produrre una console che in termini di potenza bruta sarebbe al pari con PS4 e Xbox One, il che permetterebbe ad Activision di creare qualcosa di interessante anche sulla Switch NG, dove immagino che NG stia per Next Generation. Quindi Schnackenberg avverte Kotick: sarebbe utile assicurarsi l'accesso anticipato all'hardware di sviluppo per questa nuova console, per raggiungere così i risultati sperati il prima possibile. C'è da dire che però Kotick lo scorso luglio, in veste di testimone, ha dichiarato di essersi pentito di non aver portato Call of Duty su Switch, ma ha anche ribadito più volte di non conoscere assolutamente le specifiche della prossima console Nintendo, confermando di non essere il più attendibile dei testimoni. Comunque è interessante vedere come dietro le quinte le cose si stanno muovendo e già da un bel pezzo, ben prima delle dimostrazioni a porte chiuse della Gamescom. E chissà cosa accadrà durante il Tokyo Game Show. Per me l'annuncio della nuova console Nintendo è sempre più vicino, ma non credo ne sentiremo parlare prima del 2024. Secondo voi, poracci? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, dormite Kotick tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Por Xbox, Michele Leak. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... È una vita che desidero farlo. Viola Gamecube.